La prima cosa che si impara sulla prevenzione nella difesa personale non la si impara mai in palestra. E la questione è semplice ed è questa. La prevenzione non è qualcosa che puoi applicare a posteriori. La formula è molto semplice. Se non puoi prevenire, sei costretto a reagire. Se sei costretto a reagire, devi essere il doppio più bravo ed essere anche fortunato. E tutto questo senza aver fatto nemmeno qualcosa che riguardi le tecniche di difesa personale e di Krav Maga. Chi capisce questo meccanismo in anticipo, si iscrive prima, impara ciò che gli serve ed è in grado di gestire le situazioni prima che siano troppo difficili da trattare. E nel caso è preparato a trattarle. Il Krav Maga infatti è un po' come il backup del computer. Quando ti serve, ti salva davvero. Solo che deve averlo fatto prima.